she got no quest'anno. Scusa, guardate Cesare. Guarda il marinaio. Guardate Cesare. Tutti Cesare. Ah, bene, Cesare. Bello. Grazie. Quanto è bello. Ciao. Anzi, volevo sapere, tre, ci sono tre tipi di punti, Riccardo, dall'1 al 10 ha fatto un bel 8, quindi... Tra l'altro mi dice, lo sai che lei c'è più una parte, adesso... Gianni? A Paolo Martini, attenzione, Martini, bello, ha fatto la fotocopia dell'altro... dell'altro colpo, attenzione, proprio identico, quasi sovrapposto all'altro, si sono allenati insieme, vuol dire fare, che non ci si stava dal caldo. Ci sono gli altri che gli bruffano addosso. Ecco Martini, senti la, il tuo popolo. E ora partiamo con, vai Sandro. Ecco Alessandro Leoni per Montout. Discreto, discreto questo tiro, ha preso la parte blu, praticamente un gradino sotto al, ai due, al momento sono sei. Ed ecco ora parte il suo socio. Il socio,
Ancora Alessandro. Vediamo Alessandro Leone, ancora lui. Seconda possibilità per Alessandro Leone. Prende! Arrivo il cavaliere per il premio cuore. Nanni, partito. Invece a noi te lo dico in trovare. Voglio per piacere. Attenzione, siamo un po' in alto. Fanno giusto un tiro, questo tiro addirittura laterale? No. Siete a posto voi lassù? Ah, allora chi è? Ogni tanto mi dà le notizie. Ok, ci siamo? Allora sta a premio il cuore. Buono questo di premio il cuore, buono! Un applauso, Bruschi!
secondo tiro, fuori, uno buono, uno no. Terzo tiro, Bruschi. Prevento due fuori. No. Zaccaria. Non dico altro che digerisce Brun dentro senza tanti complimenti. Guardate le sue splendide occhi, ci dicono tutto quanto, ringraziamo e facciamo un applauso dalla Piazza Nove. Guardate che occhi ragazzi, di qua, ecco qua, guardate gli occhi, veramente eh. Allora, a questo punto la classifica, signori, non esiste un terzo, perché ci sono due castelli arrivati secondi a pari merito. L'importante, dicono che ci sia un primo, e fortuna Giallacchio gioisce. Vi dico intanto i secondi arrivati a pari merito che sono: Cedono, lo Scettro, i campioni in carica, il con 10 punti, il Castel dell'Alpe. Vi facciamo un applauso per Cedere. Aspetta, perché adesso torneremo per secondo i classificati a pari merito col Castel dell'Alpe 10 punti, il castello di Preilcuore. E signori, vi voglio qua, sono già schierati, il notabile, il capitano, il capo degli armati, e lassù in alto, il bandiere. Lo ricordo con 13 punti, eccoli qua e adesso avvengono le sottomissioni, l'atto di sottomissione, eccoli qua. Come si manda a fare a svoltolare contro l'antivento, e intanto qui al centro partiamo dal drappello di sottomissione del Preilcuore, la consegna delle armi, attenzione che prendete qua sotto, via con i rulli dei tamburi c'è la sottomissione. Eccoli, il drappello sotto, i conti del castello di Montalto, il castello di Preilcuore, quindi si ginocchiano davanti a Lopani e agli altri guidi. Ed ecco la resa del castello di Preilcuore, che per un anno cede e Lopani le sottoscrive, Lopani della Castello di Preilcuore dichiara la sottomissione del castello per quest'anno al vessillo giallo-verde del Montalto. Gli facciamo un applauso sportivamente. Ora il Castello di Montalto ci teneva, lo vogliono vedere in ginocchio, vogliono in ginocchio il Castello dell'Alpe, perché non per più nella persona di Stefano Bronchi a strisciare come un verme. La sfida era stata accolta ieri sera, e questa sera dovrà strisciare come il serpente in ginocchio. Ecco, vedete, chiedo la sua commissione, la voglio in ginocchio.